Saranno festività all'insegna del tutto esaurito nei ristoranti, quelle che si prospettano a Pistoia. Siamo andati a sentire dove i pistoiesi hanno deciso di passare Natale e fine anno. Siamo già completamente pieni, il giorno di Natale ancora abbiamo un paio di tavolini liberi, per adesso non ci lamentiamo, sotto le feste siamo sempre pieni. Ma allora, siamo ovviamente pieni sia per Natale che per il 31, c'è il problema di qualche piccola disdetta e qualche numero che cambia, perché tra Covid e influenza sono cose all'ordine del giorno. Che noi giorno di Natale siamo chiusi da sempre, diciamo preferisco quel giorno lì che ognuno di noi stia nelle proprie case, e insomma un giorno l'anno, almeno un giorno l'anno di poter vivere la vita normale come tutti quegli altri. Invece per l'ultima dell'anno siamo pieni, sia per le camere che per la serata del cenone. Le prenotazioni per Natale e fine anno in questo momento sono un po' calanti rispetto agli anni passati, ovviamente. Questo dato al fatto, l'aumento dei prezzi, cose varie, persone non lo so sinceramente il reale motivo, però comunque cerchiamo, andiamo avanti. Allora, noi per Natale, il giorno di Natale chiudiamo e per l'ultimo dell'anno abbiamo abbastanza prenotazioni. Non siamo pieni, però insomma siamo abbastanza contenti per il periodo in cui ci troviamo. Natale e pranzo, noi siamo sempre stati chiusi, tradizionalmente si sta chiusi anche quest'anno, perché ci ha sempre portato bene e poi si vuole fare pranzo di Natale a casa. Ogni tanto bisogna anche far così. Ultimo dell'anno siamo pieni, diciamo. Tutto dentro e fuori. Ma direi molto bene queste prenotazioni, la gente c'è un bel afflusso, diciamo, questo anno qua. Quindi va benissimo, secondo me. Natale benissimo, siamo tutti in famiglia perché siamo chiusi, perciò insomma è il nostro primo anno e quindi siamo chiusi. Per Capodanno siamo quasi pieni, manca ancora qualche tavolino, ma insomma siamo già a buon punto, ecco, per quanto riguarda le prenotazioni. È un buon inverno, mi sembra. Sì, Natale siamo chiusi, e mentre per fine anno abbiamo già tutto pieno e per il resto a prenotazioni sta andando abbastanza bene. Allora, Natale è tutto pieno, fortunatamente. Fine anno stenta un pochino più a partire, però abbiamo qualche prenotazione anche per fine anno.